Mauro Corona, in uno dei suoi interventi a Carta Bianca, non ha lesinato di criticare Enrico Letta e tutti quelli della sinistra. Nello stesso tempo lo scrittore ha fatto un appello a Giorgia Meloni. Nel corso di una delle ultime puntate di Carta Bianca, Mauro Corona è stato chiamato per dire la sua sul governo Meloni e su quello che sta succedendo negli ultimi giorni. L'uomo ha affrontato l'argomento con grande impeto, in quanto è sicuro delle sue idee e molto determinato nell'esporle. Secondo lo scrittore, infatti, l'opposizione esiste, ma non come dovrebbe. Questo perché all'interno di questa squadra c'è chi pensa di più alle proprie problematiche rispetto ai problemi che ogni giorno la gente comune manifesta. Corona ha quindi fatto presagire una sorta di dissenso nei confronti della sinistra. Ha poi paragonato i vari deputati alle risse dei capponi di Renzo e Lucia. Come se tutto questo non fosse già abbastanza complicato, ha citato perfino Dante, rendendo protagonista dell'ennesima novella proprio Enrico Letta. L'uomo si è quindi scagliato contro il Partito Democratico, dicendo come finora siano stati fatti solamente ragionamenti inutili senza arrivare a fatti concreti. Secondo Corona, infatti, è inutile fare progetti finché non si risolvono i problemi più importanti. Allo stesso tempo, è perfettamente inconcludente sostituire il segretario del partito. Questo perché sono altri i problemi che meritano di essere risolti in un primo momento. Bisognerebbe quindi proiettare i propri ideali per cercare di aiutare persone come poveri, operai e senza tetto. Prima di chiudere il suo intervento, lo scrittore Mauro Corona ha deciso di rivolgere le sue attenzioni al presidente del Consiglio. L'uomo ha infatti chiesto a Giorgia Meloni e al ministro della Sanità di prendere le giuste misure per salvare l'ospedale pediatrico a Misurina. Si tratta infatti di una struttura privata che ha sede a Belluno e che, a causa delle difficoltà economiche, rischia di chiudere da un momento all'altro. Questa è però un'istituzione molto importante per la zona, in quanto è in grado di offrire soccorso a tutti quei bambini che necessitano di un intervento immediato. Ovviamente la politica era già stata convocata per analizzare la situazione sia a livello locale che a livello nazionale. Si spera dunque che i vari parlamentari riusciranno a trovare una soluzione per evitare la chiusura di una struttura, a dir poco fondamentale. Sicuramente le opinioni espresse da Mauro Corona hanno colpito dritto nel segno, in quanto l'uomo non si fa di certo problemi nell'esporre la propria ideologia. Al momento nessuna risposta è ancora pervenuta, ma molto probabilmente Giorgia Meloni interverrà sull'argomento. Non dobbiamo far altro che aspettare. Qual è il vostro parere sulle parole pronunciate dallo scrittore Mauro Corona? Pensate che la sua opinione sia valida oppure che si tratti di un metodo per attirare l'attenzione su se stesso? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.